Hey everyone, welcome to my show. Today we're going to be talking about the complicated relationship parents have with their children. Pa, sei rientrato tardi ieri notte. No, Mom, I came in early this morning. See? Parents and their children have completely different views on the same subject. But before we get into the nitty-gritty of it, let me introduce you my band, the Battery Band. Thanks, guys. In the meantime, send in your messages. What kind of relationship do you have with your parents? Ecco sul tablet. Diario. Non staremo commettendo un errore. Lui si fida di noi. Per il suo bene, per capire perché sta così giù e perché... Dai, su, sì, leggimi. Sì. Eccolo. È stata la mia prima estate senza Nicole. Da quando ci siamo lasciati non l'ho più sentita. Ha anche deciso di uscire dal gruppo. Ho l'impressione che ai suoi occhi io sia rimasto il ragazzino insicuro e superficiale che ha conosciuto tanti anni fa. Lo stesso che pensano i miei genitori. Io lo sapevo. Io lo sapevo che lui soffriva per Nicole. Sì, però Diego ha ragione. Noi lo trattiamo ancora come un ragazzino. Amore, Alex è un ragazzino. Ciao. Ah, finalmente. Buongiorno. Ciao, Alex. Amore, ti aiuto. Sai, Nicole vive di fantasie. Lei sogna che un giorno verrà a prenderla un cavaliere coraggioso. Sì, e trionferà la pace della giustizia. Sarà, fuori c'è un mondo che non perdona. E nostra figlia fa sensibile. Ad esempio adesso, perché non torna? E oggi aveva il turno di solidarietà alla mensa dei poveri. Lo vedi com'è? Buona, generosa, altruista, idealista. Non va bene. E lei? Sì. No? Vado io. Così le spiego come funziona la vita su questo pianeta. Ciao papà, loro sono amici africani. Pranzano con noi. Venite. Ma dov'è che ho sbagliato? Dove? Hai sbagliato, Christian! Non la devi passare quella palla, devi tirare! Torna indietro adesso, Christian! Rimani in attacco! Per cortesia. Deve attaccare, non deve difendere. Papà, fai parlare il mister. Il mister? Il mister non capisce niente. Forza, concentrati ragazzi, dai. Ah! Calma, Christian, calma. Così, deciso, deciso. Oh, ma mio figlio poteva rompersi una gamba. Signora, purtroppo può succedere in questo sport. Poi i ragazzi sono giovani, hanno le ossa di gomma, si rimettono subito a posto. Questo è matto. E se no fategli fare ginnastica ritmica. Allora, come sto? Stai bene. Non è un po' troppo scollato, un po' corto? No, papà, è giusto. È giusto? In effetti è giusto, sì. Aspetta che provo le scarpe. Certo, amore. Oh, stai benissimo. Ok, lo compriamo. Come sono? Belle. È che... Andiamo via, va, cammina. Il tacco non è un po' troppo... Basso. È che devo cantare, ballare. Beh, certo, se devi ballare. Ti piace? Non proprio. Ok, allora va benissimo. No, scusa, fammi capire. Se una cosa non mi piace, allora va bene. Ah, beh, grazie del rispetto. Dai, non ti offendere, sono ritmi moderni. È giusto che te non piacciono? Abbiamo un concorso musicale aperto a tutti i licei italiani con in palio, e questa è la notizia importante, la pubblicazione di un disco come premio per quelli che saranno i vincitori. Ecco, abbiamo notato che a questo concorso potranno iscriversi solo band e non solisti. Ci spiega perché? Vede, la scuola spesso dà di sé un'immagine competitiva di individualità. Noi invece vogliamo che sia un percorso collettivo e un'esperienza da vivere insieme. E allora, in vista di domani, siamo in chiusura, vuoi fare un particolare?
Pronto, Sam? Alex, hai visto? Sì, sì, ho visto. Che figata, dobbiamo iscriverci. Sì, è fantastico. Grazie. La ringraziamo molto per essere stato con noi. When music speaks, I can't help listening. I share my joy through the riff of a guitar string. Ciao. Ti sei mancato. Anche tu. Dai, andiamo. Ehi, Sam. Ciao, Alex. Come stai? Bene. Ah. Come va? Take me to the places I dream of. Dai. We let the music take us to the places we dream of. Ragazzi, che ci facciamo qua? Perché resta la musica chiusa? Chiedetelo alla nuova preside. Però vi avviso che qui la musica è cambiata. Tutte le attività extrascolastiche saranno sospese e i luoghi che erano destinati a tale attività saranno destinati esclusivamente allo studio. Ma intende anche la biblioteca? E la sala musica? Intendo, anche. Scusi, signora preside, ma in questo liceo abbiamo studenti dal grande talento musicale. Oh. Non ha sentito del concorso scolastico, poi? Ma la scuola deve valutare gli studenti secondo la loro preparazione didattica, non per un presunto talento artistico. Comunque, chi vorrà iscriversi a questo concorso lo potrà fare. Ma la nostra scuola non darà privilegi di alcun tipo. È tardi. Pensiamo alle lezioni. Buon lavoro. Grazie. È una cosa assurda. Si comincia splendidamente. Sì, signora preside, mi scusi, ci sono qui fuori dei ragazzi che vorrebbero conferire con lei. Si chiamano studenti. A quest'ora fanno lezione e non conferiscono. Dica di ritornare in classe, grazie. Subito. Ragazzi, niente da fare, il preside non può ricevervi. Ma sarà musica, è un nostro diritto. Vogliamo soltanto chiedergli perché. Ma perché non vuole incontrarci? Ragazzi, tornate in classe. Ah, senta, mi dia i nomi di tutti gli studenti che fanno parte del gruppo musicale. Sì, grazie. Brava, brava Liboni, puoi andare a posto. Ferrari, tocca a te. Ma è molto più difficile dell'altra. Dai che la sai risolvere, una decisa come te. Allora, oggi interroghiamo... Alessi. Prof, ma mi ha interrogato ieri. È vero, ieri sei venuto da solo. E oggi vieni con Costa. Così Napoleone fu sconfitto alla battaglia di Lipsia e venne poi mandato via in esilio all'isola d'Elba. Leoni, mi spieghi che cosa stai facendo? Dato che in questa scuola non è più permesso fare musica, allora studio cantando. E dall'isola lui riuscì a scappare. Mi state ascoltando o no? Seduti! Sconfitto. Deporti, ci metti anche tu. Basta. Basta! Questa è per voi, la planimetria, vi lascio anche il mio numero, qualsiasi cosa, chiamate se avete bisogno, spiegazioni, tutto. Un attimo. Io chiudo casa, insomma, non vi accompagno, ci salutiamo, grazie. Va bene, prego. Grazie. Grazie a voi. Pronto, amore? Sì. Cosa? Li ha sospesi tutti, vi rendete conto? Se ci fosse stato lei, queste cose non sarebbero accadute. Ogni preside ha il suo metodo. Sì, ma Christian dice che è un tipo tremendo. È un'ora che aspettiamo, è un consiglio di amministrazione in banca. Chi si crede di essere questa qua? Appunto. Buongiorno, sono Silvia Ruffini, sono la preside del liceo. Io ricevo solo per appuntamento e non avevo chiesto di vedere i genitori.
Ma sto scherzando. Beh, lei ha preso di mira i nostri ragazzi per il concorso musicale. Sì, è vero. Ah, ma come? Scusi, lei pensa di continuare così? Tutto l'anno. Ma scusi, questa è arroganza. Se volete uscire. Non vi ha ricevuti? No, non ci ha ricevuti. Non ci posso credere. Posso capire con qualcun altro, ma tu sei un suo collega. Ti ha mancato di rispetto, papà. Ma per favore. No, tu sei troppo buono. Una così non perdona, eh. Se te la metti contro, per te sarà un inferno fino alla maturità, credimi. Cristian, il tuo futuro è il calcio, non la musica. E poi sta attento perché con quella sono guai seri. Non suoni più con loro. Non stai più con Alex. Perché hai protestato? Perché era giusto, papà. Ma per voi tutto deve essere utile solo a se stessi, vero? Papà, ma anche tu quando studiavi hai occupato l'università per protesta. Chi te l'ha detto? Mamma. È mamma. Vabbè, basta. Ho detto non protestare e non iscriverti al concorso. Altrimenti ne accetti tutte le conseguenze. E poi basta, dai, con questa storia della musica, che è un lavoro che per uno che ce la fa a mille muoiono di fame. Alex, tu hai l'agenzia che ti aspetta. Allora, chi glielo dice? Glielo dico io. Ciao. 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 Non potete capire che storia con i miei. Volevano che accettassi di non iscriverci al concorso, vi rendete conto? Che succede? Alex, abbiamo deciso di mollare. È più di un mese che ci massacrano. E sarà così tutto l'anno, capisci? Sciogliamo il gruppo. È la cosa migliore per tutti. State dicendo che ha vinto lei? Sì, ma pensaci bene. È la cosa più giusta. Finiamola qua. Guys, yesterday I met an Oriental meditation master and he revealed to me the secret of life. Now, seeing as I have such a bad memory, I wrote it on a piece of paper. Ho lavato i tuoi pantaloni e c'era un foglietto nella tasca. Oh, you're the best mom. It's got the secret of life written on it. Okay. When you feel alone in life, you should... You should. That's it. There's nothing more to read. Guys, what can I say? The secret of life is when you feel alone, you should. Che succede? Ha deciso di farsi massacrare. Andiamo via. Signora Preside, lo tolgo subito. No, lasci pure. Voglio proprio vedere chi ha il coraggio di presentarsi. Lasci. John! Michele, che è successo? M'ha lasciato. Ha detto che se non vende il negozio non vuole più vedermi.
E tu che hai deciso? Cosa ho deciso? Senza musica sono morto. Che ci fa con un marito morto? Mi spiace. No, lascia stare. Piuttosto sbrigati a fare sti provini perché non pago la bolletta da mesi e potrebbero staccare la luce da un momento all'altro. Alex, ti vogliamo parlare. E dai, fermati un attimo. C'è la preside. Se vi vede parlare con me potreste avere grossi guai. Eccoti arrivato, Leoni. Mi interroga, vero? Sì. Oltre alla musica hai anche spiccate doti premonitrici. Specie con le persone scontate. Certo deve fare davvero paura questa preside, eh? Bisognava iscriversi entro domani mattina, quindi è andata così. Grazie, Michele. Ehi. Qualunque cosa succeda, non mollare mai la musica. Chiaro? Promesso. Ciao. È qui per i provini? Sì. Piacere, Davide. Alex. Michele. Piacere. Cosa fai, Davide? Sono un pianista. Ah, interessante. Ci fai sentire qualcosa? Volentieri. Accomodati. Sulla Terra e adesso l'annuncio anche su Marte. Scusate, i passaggi erano abbastanza lenti. Era un po' freddo. Eri freddo? Rimani freddo. Complimenti. Grazie. Ma non ti ho mai visto a scuola, Davide. Sono arrivato quest'anno, l'anno scorso mi hanno bocciato e... Comunque, allora, cosa ne pensi? Sono nel tuo gruppo? Sì, ma prima di accettare devi essere consapevole di una cosa. Se suonerai con me avrai tutti i professori contro e brutti voti. Sai quanto ho preso nell'ultimo compito di matematica? 4. Beh, io ho sempre preso 2, quindi... Cerchi una cantante? Sì, una cantante farebbe comodo. Allora posso farti sentire qualcosa? Certo. Cosa ci fai sentire? Una canzone che ho scritto qualche anno fa per una persona speciale. I have never felt this way before. I'm out of breath, I'm hardly thinking. My heart is beating fast when I'm beside you. I think I found the golden rule. Your love is simply true. It's something you don't learn in school. With me all the while, hiding it behind a smile. I just couldn't read between. You will play cause you're a friend of mine. Yet you are with me all the way. Hai spento te per creare l'atmosfera? No, no, hanno proprio staccato la luce. Succede a chi non paga la bolletta. Avanti.
Permesso. Buongiorno ragazzi, ditemi. Per l'iscrizione al concorso la deve firmare la preside. Va bene, accomodatevi lì. Si continua insieme. E chi se ne frega delle conseguenze. Ah, lui è Davide. Vi spiego dopo. Eccoli qui. Sono sicura che questo concorso sarà un'esperienza indimenticabile. Grande successo, sono arrivate tantissime iscrizioni da tutte le scuole d'Italia al Band Music Award e ora, ragazzi, si fa sul serio. Dovrete girare il video di una vostra canzone, un video originale, un video creativo. I video saranno valutati da una giuria specializzata e solo 20 passeranno il turno. Serve un'idea forte per il video. Io riprenderei solo il suo volto. Per tutto il tempo della canzone? Sì. Tu non sei normale, lo sai. Non sembra italiana, vero? Il padre è americano, si chiama Evelyn. Non sappiamo altro di lei. A parte che ha un carattere molto riservato e che non parla con nessuno. Pensa con me. Oh, ma se ti piace così tanto, inventa una scusa e le vai a parlare. Ma se facessi un video sul tetto di un palazzo? L'ha già fatto un gruppo inglese sconosciuto, sai? I Beatles. Che cosa hai in mente? L'arte barocca. Su cosa? Dico per il video, oltre Evelyn, che cosa hai in mente? Ah, no, niente. Penso solo a lei. Si impone per l'utilizzo di una grande fantasia. Ma abbiamo solo 2 settimane per realizzarla. È pochissimo, come facciamo? Mentre io spiego, i nostri amici chiacchierano, perché evidentemente a loro piace molto l'arte barocca. Vero, oh. Ferrari? Sì, 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 è vero. Ci piace proprio parecchio. Bene, visto che vi piace così tanto, farete una ricerca da consegnare entro questa settimana. E non una ricerca in internet. Voglio che la facciate in biblioteca. Ecco, questi sono i volumi più importanti in assoluto sull'arte barocca. Sì, anche i più pesanti. Grazie. Pensa che bello girare il video in uno di questi palazzi. Bello. Magari. Altro che girare il video, girare le scatole, questo barocco. Silenzio! Ho detto solo 2 parole. Vuole che per punizione faccia una ricerca anche per lei? Tutti permalosi a sto mondo, mamma mia. Attenzione! Mi scusi? Sono volumi molto antichi. È che c'era il mio amico prima. Stavo per cadere dalle scale. E non t'avevo visto. Ah. Dai, prendi un libro e vai da lei. Non ce la faccio, Christian. E allora fai venire lei da te? Eh sì, come? Non so, metti le mani così, li fai. Vieni, vieni. Dai, vai a parlarci. Sì, e poi cosa le dico? Non so, tipo, ciao Evelyn, cosa ne pensi del periodo barocco? Ecco, guarda, se ne sta andando. Dai, ti giuro che la prossima volta la fermo. Prima della fine del liceo, eh? Prendiamo sti libri, dai. Dai. Pasta o zuppa? Visto che persone meravigliose. Che fa? È bravissimo. Guarda, quelli li ha fatti tutti lui. Che c'è?
come vento, dove sono non lo so. Scendo in città, c'è chi sta bene e chi se ne va bene. Non importa chi viene, una nottata per dimenticare qualcosa che non so spiegare, la voglia di scappare, ciò che non ho voglia di fare. Erano i Madden Bros i più cliccati, con qualche visualizzazione in meno ci sono loro. In every ending there is a start. It's when you know who you will be. And let the music speak for your heart. Release your sound to become free. There's no originale il video di Alex & Co, oltre 1 milione di visualizzazioni, grazie alle quali il video si è piazzato tra i più cliccati del concorso e ha passato il turno. Siete anche voi ammessi alla seconda prova, l'audizione. Congratulazioni ragazzi, immagino a casa la vostra felicità. Francese 5, storia 5, matematica 4, musica 8. Alex, non esiste solo la musica, ci sono anche le altre materie. Lo capisci che mi hanno preso di mira? Oddio. Papà, che fai? Quello che dovevo fare un sacco di tempo fa, ecco. Ma ho tutto il secondo quadrimestre per recuperare. E poi parli tu che a scuola non avevi nemmeno una sufficienza. Ma chi te l'ha detto? È mamma. Elena, vuoi farti i fatti tuoi? Vero. Ma cosa fate? Così la rompete. D'ora in poi studi e basta. Va bene, allora se non posso suonare non vado neanche a calcio. No, Christian. Calcio e studio. Ma perché? Perché? Perché così impari a parlare bene in italiano e nelle interviste non parli come certi calciatori. Infatti. Salve. Salve. Ciao Emma. Salve. Forse è meglio se ti aspetto fuori. Sì, scusa. Papà! Scienze 6. Matematica 3. Geografia 6. E lingua 4. Vabbè. L'anno scorso ci avevi insufficiente in tutte le materie. E quest'anno sono in 5! Solo in 5! Ma facciamo un bel brindisi! Bravo, grazie. Non ci posso credere, mamma, dici davvero? Vado al dopo scuola? Eh sì. Sua nonna è arrabbiatissima per i voti di Sam. Ha detto che vi controllerà ogni istante. Ciao. Salve. Buongiorno. Ciao. Allora, venite a darci una mano? Certo. Ma non c'era un pianoforte a coda? Beh, Michele sta facendo già tanto per noi. È gratis. E sottolineo gratis. Grazie, Michele. Questa tastiera, però. Ed è ancora freddo, pensa. Musica dalle 3 alle 5, poi studio fino alle 9. Forza! Allora? Aia. Vado. Believe me, guys, school is an amazing thing. This year is awesome. Pa,
you're on the verge of failing the year. But Dad, I'm enjoying it so much. I want to repeat the year. I'm joking. See what parents are like? But anyway, I promised you a special guest. So here you are, guys and girls. Hold on to your seats. And it's outstanding singer, Fish. Aiello, tempo scaduto. Ci sono, ci sono. Tempo scaduto, Aiello. Un attimo, prof, un attimo. Davide, basta, scusa. Secondo. Davide, 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 basta! Dai, ragazzi, un po' di grinta. Ripartiamo dal ritornello, dai. Farelli 5 e mezzo, Alessi dal 6 al 7, Costa 8 e mezzo, sì. Bravo. Ferrari dal 7 all'8, grazie. Leoni 7, Aliboni 6. Aiello, a Roma puoi fare meglio. Ma prof, è l'unico errore che ho fatto questo qua. No, veramente Davide, quello è l'unico calcolo che hai azzeccato. Dotto. Ciao, votaci sul sito. Ci votate sul sito dei ragazzi. Ragazzi. Ci votate? Ragazzi. Dico voi. Per favore. Ragazzi, votate Alex. Voglio votare Alex. Ci votate? Votate, ragazzi. Vota Alex. Voti? Ci votate sul ragazzi. Sito? Ci votate? Votate, ragazzi. Ciao, vota Alex. Ciao. Ci votate? Ragazzi, votate. Ciao, Evelyn. Vai, vai, ragazzi. Vai, ce la faccio. Dai, l'avevi giurato, vai. Ciao, Evelyn. Come sai il mio nome? Ti chiami Evelyn? L'ho detto a caso, eh. Incredibile. Senti, domani c'è l'audizione. È la seconda prova del concorso scolastico e possiamo invitare un solo spettatore d'artista. Ci darei se venissi. Dai, vediamo. Grazie. Prego. Bello scemo. Buonasera a tutti. Un attimo di attenzione, prego. Grazie. Allora, siamo arrivati ad un momento importante. Tra le 20 band che si devono esibire, ne passeranno alla fase finale solamente 4. Una giuria di esperti valuterà la vostra esibizione e il voto che vi daranno sarà sommato a quello degli studenti. Allora, il primo gruppo che deve venire con me sono i Mad & Bros. Ci sono? Perfetto, andiamo. Prego, cominciate. Mi concentro su tutti e nessuno. I miei ideali sono istinti primordiali. Sono molto meno infame. Voi parlate seriamente, dite prima l'arte. Voi passate i giorni a far partite a carte. Innamorato del denaro perché è curativo. Non è male, è che ad oggi usato in modo negativo. Cerca il fondo sensibile. Preparati all'impossibile. Sono veramente bravi questi Mad & Bros. Che ansia. Alex & Co? Alex & Co, ci siete, ragazzi? Tu che noi, ragazzi. Davide? Lo vado a cercare. Ok. Arriviamo! Se tu metti questo accordo è banale. Tu prova questo che suona meglio. Davide, così. Dobbiamo andare, dai. Hai capito come fare? Provalo. Ma suona stasera? Sì, io me ne andrei a casa. Ma non li devi aiutare, sono in competizione con noi. Ma quello lì non l'aiuta manco Beethoven. È completamente scortato. Si saranno accorti. Che sono esperti. Scusate, posso suonare sulle tastiere? Sì, certo. Grazie. Devo aggiustare la seduta. Pensi di farcela per stasera?
Che ora sono? Le 9. Sì, dai. Grazie ragazzi. È andata bene, no? Sì, sì, molto. Ci hanno appena comunicato dalla sala audizioni i nomi dei 4 gruppi finalisti del concorso. Curiosi, eh? Li scopro anch'io per la prima volta insieme a voi. Mad & Bros. Sì! Dai, dai! I Sound X. Sì! I Reverse. Sì! E Alex & Co. Sì! Ho già detto di no. Passiamo ad altro. Ma perché? I ragazzi sono arrivati in finale, se lo meritano, no? E comunque è scritto nel regolamento che la scuola finanzierà le spese di registrazione della canzone ai finalisti. Professore, ma hai letto bene il regolamento? Sì. Anche la parte che segue? Qualora gli studenti finalisti non avessero valutazione di sufficienza in tutte le materie scolastiche, sarà a discrezione del preside la concessione del finanziamento. I ragazzi vanno tutti benissimo. Anche Davide ha recuperato in tutte le materie. Sì, certo, tranne che in matematica. Allora mi dispiace, professore, ma il regolamento parla chiaro, dice tutti i componenti del gruppo e in tutte le materie. Ho capito, ma che cosa le costa far felici quei ragazzi? Tanto lei quei soldi li riceverà comunque dal ministero. Ragionier Morini? Destini il finanziamento del ministero ai lavori per la manutenzione del nostro plesso scolastico. Certo, preside. Grazie. Scusate, la riunione è finita, eh? Pensa ai figli della preside. Ogni giorno con una madre così. Certo che anche tu con questa matematica. È inutile lamentarsi. Piuttosto pensiamo a come trovare i soldi. Scusi, arrivo subito. Io e papà vorremmo aiutarti, ma non li abbiamo quei soldi. Paola? La signora ti sta aspettando. Arrivo. Papà, sono stufa di passare come una sognatrice astratta che vive nel mondo delle favole, capito? Io sono una persona concreta. Aiuto gli altri come posso e dove c'è bisogno. Perché questo mondo è anche il mio mondo. Sei tu che vivi in un pianeta di numeri che non esiste. Non io. Tranquilla. Non c'è problema. Di quanti soldi hai bisogno? Ho bisogno di un padre che mi rispetti per quello che sono e quello che voglio fare. Niente.
Nicole non è riuscito a farsi dare nemmeno un euro dal padre. Ah, neanche io. Non ci ho neanche provato. Ragazzi, guardate. Cos'è? Dobbiamo suonare la festa di questo bambino. Sì, ma i bambini fanno casino. Poi non possiamo mica suonare le nostre canzoni lì, eh. Quelli vogliono le filastrocche. Lasciamo stare. Peccato. Ci avrebbero fatto comodo quei soldi, ragazzi. Quanto? Cosa? Cosa? Piccolo ragnetto si arrampica sul palmeo, ma poi la pioggia e lui poi cade giù. Ditemi che è un incubo, vi prego. Ciao. Come ti chiami? Io mi chiamo Emma. Io? Gabriele. Vuoi essere fidanzata con me? Che tenero, grazie. Facciamo che ci penso su, ok? Papà dice che quando le ragazze fanno così non ti vogliono. Mamma! No, Gabriele, ti prego, non piangere. Mamma. Bravi! Avete rovinato il compleanno di Gabriele. Meglio se ve ne andate. E dite alla vostra amica che non si trattano così i bambini. Vieni, tesoro, non piangere, amore mio. Bella. Oh, ma cosa è successo? Perché? Sì, ho capito, ma gli dicevi che ti fidanzavi con lui e noi ci prendevamo i soldi. Cosa vuol dire ci prendevamo i soldi? Non ha pagato? No. Non ci posso credere. Tutti quei coriandoli in faccia per niente. Già. Piccolo ragnetto si arrampicò sull'albero. Basta, mi prego. Poi scese la pioggia. Basta! E cade giù. Dai, un attimo di pazienza. Va bene. Troppo difficile, non ce la faccio. Ma non è difficile, fidati. Non ce la voglio. Senta, signora, a suo figlio del pianoforte non gliene frega proprio niente. Ma io voglio che suoni. Se le piace così tanto, impari lei. Arrivederci, signora. Carissimi Paolo e Federica. Tutta la parte finale. Non importa, basta. Mi pagate comunque anche se non la finisco. Sì, sì, basta, basta. Scusate, scusate, ci abbia appena suonato uno dei pezzi più difficili di Liszt e voi niente, zero, un applauso, un cenno, niente? Adesso vai, ci vediamo a casa. Ma non volevo metterti in difficoltà, scusa. Ma che difficoltà? Vieni, questi te li sei meritati. Grazie. Giovanni. Arrivo subito. Vai, va. Un giorno te lo compro io, il ristorante. Te lo compro io, giuro. E si suona, ragazzi. Si suona parecchio e ci si prepara per la serata finale del concorso. Allora, i Mad & Bros sono già in studio e stanno per terminare le registrazioni, così come i Reverse e i Sound X, che grazie al finanziamento della scuola stanno facendo un ottimo lavoro. Non ci giungono invece notizie di Alex & Co. Che succede, ragazzi? Problemi? Ragazzi, problemi seri. Dobbiamo aiutare Christian. Perché? Oggi alla partita ci sarà l'osservatore di un grande club che viene apposta per vederlo giocare. Quindi? Dov'è il problema? Che se gli piace come gioca Christian si dovrà trasferire subito. E addio concorso. Esatto. Ottimo, guarda Christian libero, dai dai! Sì. Christian sei scarso! Rigore! No, no, non è fallo. Sono caduto io. Ok, bravo. Bravo, bravo, così Christian. Bravo, bravo, visto che bravo.
Gli insegna la lealtà sportiva, gli insegna. Rigore! Tiralo tu, Christian! Non è meglio se lo tira Giorgio? Ho detto che lo tiri tu! Se la fa sotto, non sarà mai un leader. Glielo fai tirare, per favore, così. Avevo detto che te la tiravo di là. Pensavo volessi pegarmi. Ma il tocco c'è, anche il carattere. Perché dire che non è rigore è sintomo di grande personalità, eh? La lealtà sportiva, lei mi insegna, no? È la prima cosa. Allora, come l'ha presa tuo padre? Benissimo. Mi hanno scelto. Come? Mi trasferisco subito a Torino. Continuerò la scuola là. No. Ma perché non parli con tuo padre e gli spieghi una volta per tutte che non ti importa niente del calcio? Perché distruggerai il suo sogno, l'avvocato che fa da procuratore al figlio. E lasci che distrugga il tuo risogno? Prenditi le tue responsabilità, no? Te la fai facile, tanto tuo padre fa tutto quello che gli dici. No, mio padre fa quello che gli dice la sua testa. No, Emma, tuo padre ti asseconda su tutto. Anche perché da quando tua madre non c'è più, non vuole farti soffrire. Cosa stai dicendo? La verità, Emma, la verità! Ma perché mi parli così? Perché mi tratti come un bambino, come uno senza carattere. Allora cosa ci stai a fare con uno come me, eh? Lasciami! Emma, sta calma e non piangere. Ti chiamo dopo, ok? Che è successo? Hanno litigato. Christian parte e Emma non se la sente di continuare. I'm sure that just like me, some of you guys don't know what you want to do when you're older, right? Well, don't worry about planning everything. Sometimes things just fall into place. Christian, vieni a vedere la partita. Che partita? Come che partita? La tua partita di oggi, l'ho registrata così vediamo insieme gli errori che hai fatto. Dai, vieni. Ecco, vedi, se ti accentri troppo, non riesci a coprire la fascia. Devi stare un po' più a destra. Io non voglio andare sulla destra. Devi andare a destra, sennò ti parte il contropiede. Vado dove mi pare. Christian! Che succede? Succede che io non voglio più giocare. Ho sentito bene? Sì. Non voglio passare la mia vita a correre dietro un pallone da calcio. O fare interviste dove in un perfetto italiano dico stupidaggini. Io voglio suonare, papà. Perché mi fa felice. La cena è pronta. Te la porto qui? No, papà, vengo io. Ma se non te la senti, te la porto qua volentieri, non è un problema. Papà, me la sento. Sono solo due passi, non devo fare tutto questo sforzo. Come vuoi? Me le date tutte vinte perché non c'era più la mamma, vero? Non volevi più che soffrissi. E mi hai concesso di dire e fare tutto, è così. Io ho cercato di proteggerti e di farti crescere senza altri ostacoli, ma non è stato facile ricominciare senza la mamma. Giurami che d'ora in poi mi direi tutto quello che pensi e che farei solo quello che ritieni giusto. Thank you.
È il primo caffè che ti preparo, non so come sia venuto. Sicuramente bene. Ok. La verità, papà. Senz'altro. Allora? Com'è? Diciamo che può migliorare, eh? Vuoi che te lo rifaccio? No, sì, non importa. Te lo rifaccio. Emma, giunge Christian. Christian? Sì. Lascia, faccio io. Vai. Vai. Scusami. Hai appena venduto una tastiera? No, me l'hanno appena pignorata. È leggermente diverso. Ragazzi, vi avviso, oggi non è giornata, eh? Allora? Senti, conosci un buon arrangiatore o uno studio di registrazione poco costoso? Quanto abbiamo raccolto, ragazzi? Così. Più o meno 200 euro. Non ho tempo da perdere, chiaro? E non conosci uno che costa poco? Io conosco solo professionisti. Sapete chi è questo signore? No. Bob Riley, uno dei più grandi arrangiatori della storia del pop americano. E io ho avuto l'onore di suonare per lui. Sì, Michele, ma che America? Con 200 euro non arriviamo da nessuna parte. Vive in Italia, si è trasferito nelle nostre campagne, ha lasciato la musica, ha cominciato a produrre vino. Ho tentato mille volte di convincerla a rientrare nel giro, ma non c'è stato niente da fare. Provateci voi. Noi? Sai quanto costa uno così? Uno così non ne fa una questione di soldi. Uno così accetta soltanto se gli piace la musica che fate, altrimenti vi saluta e ricomincia a imbottigliare. Portano via anche quella? Portano via anche voi se non ve ne andate subito. Grazie. 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 Ciao. Bob, aiutali tu, che io non c'ho più la forza. You see how colors blend, some things you can pretend. It happens with a friend, you complete each other. Like scribbles in the sand, the bruises always mend. The hand you take on end, we help one another. Oh, one and one will make a pair. Three go crazy anywhere. Oh, 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 but you gotta keep counting. So add to four and get to five. See the magic come alive. Oh, 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 oh. Ma chi parla? Parla te. No, no, io no, però tu sei andai. Io? E che gli dico? Ragazzi, siamo ancora in tempo per tornare indietro. Ci stiamo rovinando le vacanze pasquali. Parla tu, se andai. Dai, ma che fate? Sam. Evelyn, che ci fai qua? E che ci fai tu? Questa è casa mia. Noi cerchiamo Bob Riley. Bob è mio padre. Dai, entrate. Venite. Permesso. Ma li ha vinti tutti tuo padre? Anche mia madre. È una talent. Ha scoperto molti gruppi che poi hanno avuto successo. È lei. Ciao ragazzi, io sono Mary. Salve. 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 Ti ricordi quel gruppo di scuola di cui ti avevo parlato? Ah, certo. Evelyn mi ha detto che le siete piaciuti tantissimo. Sono qui per papà. Quando abbiamo saputo che Bob Riley vive qui, abbiamo pensato di chiedergli di arrangiare la nostra canzone per la finale del concorso. Sì, ma sappiamo di non avere molte chance. Anche perché lui è un monumento della musica e noi non siamo niente. La musica appartiene al passato di Bob, mi dispiace. Però accomodatevi, tornerà a momenti. Lasciate pure i bagagli, se vi va vi faccio fare un giro del casolare. Sì. Certo. Grazie. Grazie. Grazie.
Questo è lo studio dove papà veniva a registrare le sue demo, che poi portava a New York. Ma è meraviglioso. Che bello. C'è il piano a coda. Che spettacolo. Ma dai, guarda qui. Venite, vi faccio fare un giro delle vigne. Dopo il concerto li sono venuto a cercare. Peccato che eri già andata via. Il giorno dopo avevo un compito alla prima ora. Mm. E tu come facevi a sapere il mio nome? Me l'hanno detto a me, Nicole. È che dal primo giorno che ti ho vista ho subito voluto conoscerti. E perché non l'hai fatto prima? Pensavo che un tipo come me non ti interessasse. Vieni. Che ci fai qui? Sono qua con degli amici io. Fuori di qui. Get out. Fuori! Che succede? Andiamo via, ragazzi. Perché? Andiamo. Bob, sono degli amici di scuola di Evelyn. Papà, sono venuti qua per chiederti se puoi aiutarli ad arrangiare una canzone. Avete fatto un viaggio per niente. Scusatemi, ragazzi. Abbiamo sbagliato noi a venire. Siamo stati presuntuosi. Dai, ragazzi, andiamo a prendere i bagagli. Sam, non ti fermare alle apparenze. Noi abbiamo perso un figlio e da quel momento Bob non vuole più suonare. Cerca di capire. Lui ha sempre voluto aiutare tutti, ma ora si è chiuso nel suo silenzio. Le chiedo scusa. Da parte di tutti noi. Noi non lo sapevamo. Di un bacio a Evelyn e arrivederci. Ciao. Bob, Evelyn tiene molto ai ragazzi. Basta così. Mi ha parlato molto di sé. È dalla morte di suo fratello che prova di nuovo un sentimento forte. Lo capisci quanto è importante per lei? Dai, Sam, veramente. Se a me che gli ho toccato il pianoforte mi ha trattato in quel modo, pensa a te se gli toccavi la figlia. Ti è andata bene, fidati. Ti ritrovavi un suocero matto. Oh, ragazzi, c'è Bob. Ma che dici? Non pensare che lui non ti ami. Lui ti adora. Ma è un dolore che non riesci a superare, lo capisci? Tutti noi abbiamo dentro quel dolore, mamma. Ma almeno noi ci proviamo a continuare. Io voglio vivere. Ci vuole tempo, Evelyn. Ha bisogno di tempo. My music's playing loud, the other way around. Emotions make me free inside the treehouse. In the clearest day.
Per voi questa è la canzone giusta per la finale? Non vi vedo sicuri. Non lo siamo mai stati. Dovremmo cercare altro. Già, yeah. Ma c'è poco tempo. I have a lot of work and you guys can't afford to pay me, so mi dispiace. A meno che facciamo uno scambio. Io aiuto voi, voi aiutate me. Hm? Che dite? Truth or dare, truth. Have you ever had a crush on me? No, your turn. Truth or dare, dare. All you have to do is kiss me now. Okay, that's the rule. It's your turn to be honest. Truth. Don't be shy, don't you lie. Tell the truth. Find a place with no time and no weather. Truth. In my heart, in your heart. Preoccupati per la canzone che non c'è? Parecchio. Abbiamo delle idee, però sentiamo che quella giusta non è ancora arrivata. Ma non bisogna pensare troppo, perché sennò diventa tutto troppo razionale. Le canzoni hanno bisogno di leggerezza, di cuore. Creare musica è come coltivare i campi. Aiutami. It's better if I say this in English. Farming is a lot of work. Coltivare la terra è un lavoro duro. With music you have to practice. Con la musica è così, devi fare esercizio. Prova, prova, prova. Music we make transports us. It defines moments in our lives. La musica che facciamo ci emoziona. Scandisce i momenti della nostra vita. There's one simple thing they share. Ma c'è una piccola cosa che li accomuna. L'amore. L'amore è la ricompensa. The farmer feeds the body and the artist feeds the soul. Il contadino nutre il corpo. L'artista nutre l'anima. A proposito di nutrire l'anima, ma se staccassimo un po' e andassimo a respirare. Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Se volete potete farvi una doccia di là. Grazie mille. Grazie. E adesso cosa mi metto? Sto deficiente. Vieni.
Questa era la stanza di mio fratello. Ha passato qui gli ultimi mesi della sua vita. Si rinchiudeva e suonava. Provati questi. Grazie. Stanno benissimo. Mm. Aspetta. Ne hai una chiavetta? Hey guys, this is a new song of mine, it's Unheard. You're the first people to hear it. I hope you like it. It's cool. I can see the stars. I wake up for a while. No more fears to the mirror inside. Here with you by my side. I want to say how the whole world is fine. I'm fixing the time, dreaming of us. Beyond the silver frame, I walk through the past. Now I can see the stars. They talk to each other, greeting my heart. Now I can see the stars. Coming! Sorry guys, another time. Volevamo chiedere se per la finale potevamo cantare la canzone di Pat. Faremo un bel lavoro. Tutte le volte mi sento in colpa, eh? Per il suo bene, eh. E non sappiamo più niente di lui. Sì. Ma chi sono questi Bob, Mary? Che fanno? Ma leggi. No, non me la sento, sto tradendo la sua fiducia. Vabbè, allora leggo io, dammi. Per il suo bene. Ecco. Allora, Bob e Mary. Bob e Mary sono due genitori davvero speciali. Mm. Hanno aperto il loro cuore offrendoci tutto quello che ci potevano dare. Per fortuna anche io ho genitori speciali che mi amano e mi rispettano. E allora, ad esempio, non verrebbe mai in mente di leggere il mio tablet. Non farebbero mai una cosa così brutta mancandomi di rispetto. Leggi tu che... Anche perché i miei segreti sono custoditi con tanto di password impossibile da aprire. Un'altra cosa che i miei genitori non farebbero mai è di non venire alla serata finale del concorso. Ho prenotato due posti in prima fila. Hai capito? Sapeva che leggevamo. Lo scriveva apposta. E i figli, eh? Ci sembrano sempre bambini, invece Alex è diventato grande. Eh sì. Mm.
Poi non devi leggere le sue cose. Papà, io stasera suono. Se mi venissi a vedere sarebbe bello. No tesoro, non posso assolutamente, che ho due udienze domani mattina e devo prepararmi. Del resto non credo che la mia presenza sia fondamentale. Beh sì, sul palco ci salgo io. Però se mi scappa da guardare tra il pubblico e ti vedo, mi farebbe piacere. Vabbè, vado a scuola. Andrà bene. Papà? Sì? Allora, com'è? Ti piace? Sì, bello, insomma. No, non ti piace, vero? È troppo corto? No, no, non è troppo corto. No, ecco, forse non è proprio tinta con la tua voce, ecco. È troppo corto. È troppo corto. Ed è pasta per tutti. Nicole, il tovagliolo si mette a sinistra. I biglietti del concerto. È mia figlia. A proposito, volevo dirle che per stasera avrei trovato un sostituto. No, no, guardi, io non voglio sostituti. Sì. Buongiorno, signora preside, mi scusi, sì. Due domande. Veloce perché devo andare. Sì, ci sono i ragazzi qui fuori che chiedono se possono uscire prima per prepararsi per la serata. No, la seconda domanda? La seconda domanda è che gli organizzatori del concorso chiedono se lei questa sera sarà presente alla finale. Ma sono preside, sono pagata per lavorare, non per andare a vedere i spettacoli, giusto? Riferisco. Bene. Arrivederci. Salve. Arrivederci. Scusi, prof. In segreteria. Buongiorno, Aiello. Buongiorno. Davide, il tuo compito. Arrivo. Oh, allora? Cos'è che avete da guardare? 7? Prof, ma è la somma di tutti i compiti che ho fatto quest'anno. No, Davide, sei stato bravo. Devo preparare i miei genitori. La notizia così può essere fatale per il loro cuore. I ragazzi sono già dentro? Sì, tra poco cominciano. Sono venuti, sono venuti! Oh, buonasera. Buonasera, grazie. Hai una figlia bellissima. E tu un nipote fantastico. Lo so, lo so. Vieni, amore. Oh, amico mio. Mamma mia. Come stai? Che piacere. Bene? Tutto ok? Bene. Nel buio fuori tutto ciò che è represso, perché di scappare non è mai smesso. Sembra di dire sempre lo stesso messaggio trasmesso. Dimenticare tutto ciò che ho promesso, nel buio chiedermi come sei messo, come sei messo. Siete bellissimi. Grazie. Grazie. A Paz sareste piaciuti molto. Non male, che energia! Nate Bros! Tra i favoriti alla vittoria finale. Ragazzi, tocca a noi. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie. Ciao. E adesso l'ultimo gruppo della serata. Per tutti voi, Alex & Co. I want to say how the whole world is fine. I'm fixing the time, dreaming of us. Beyond the silver frame I walk through the past. And now I can see the stars. They talk to each other, greeting my heart. Now I can see the stars. They talk to each other, greeting my heart.
Now I can see the stars. Allora, ministro, siamo finalmente arrivati alla fine di questo lungo viaggio. Lei ha la busta con i vincitori. Eccola. Prego. Curiosi, eh? La band vincitrice è... E questa è per la signora. E allora, professore, come la zuppa di cipolle? Buona, anzi ottima, la ringrazio. Sam, cosa si prova ad aver vinto questo prestigioso premio, il Band Music Award? Beh, siamo molto felici e vogliamo ringraziare particolarmente Bob. Bene, e invece Alex, il successo dà la testa? No, casomai è la testa che dà il successo. Posso ancora credere. Ragazzi, le chiavi della sala musica. Sei tornato a fare il preside qui? Sì, sono tornato. E la preside? Se ne sta andando. Anzi, scusatemi, ma devo andare a salutare. La saluto anche per voi? Sì, con tanto ma tanto affetto. Ce l'ha fatto. Sì. Buon lavoro. Grazie. Dai, andiamo. È il paradiso. Sentite? Han già cominciato. Bene. Vi ringrazio tutti. Abbiamo fatto un buon lavoro. Ma vi ricordate la prima volta che ci siamo incontrati? Chi se la scorda? Ma scusi, questa è arroganza. No, scusate. Gli arroganti siete voi, che pensate di sapere tutto dei vostri figli, di essere infallibili. Soprattutto pensate che siano i vostri figli. Fino a prova contraria. No, vi sbagliate. Sono i nostri figli. La scuola dovrebbe formare i ragazzi alla bellezza, alla vita. Invece spesso noi distruggiamo le loro passioni, rendendo noiose delle cose meravigliose. Stanno delle ore sui libri di letteratura, di poesia. Poi non c'è neanche un ragazzo che vada su a ritirare un libro nella biblioteca scolastica, poi se ne compri uno per leggerlo. Allora,
Vogliamo distruggere anche la loro passione musicale. Ma cosa c'entra? Io ho un progetto. Se volete vi lascio qualche minuto per decidere. E altrimenti io per la mia strada e voi per la vostra. Bene? Grazie. Secondo me questa è esaurita. Una razza saltata. Ma scusa, ma che modi sono poi? No, no, no. Scusa, ma cos'è un ricatto? No, scusa. Silvia l'ho chiamata io qui. Lei? Sì. Ho chiesto io a Silvia di sostituirmi per un anno. Ma perché? I nostri ragazzi hanno più bisogno dei no che dissi. E chi vi parla è uno che non è mai stato capace di dire un no. Spesso confondiamo per generosità il nostro egoismo, i nostri difetti per educazione, ma non è così. Quindi vi prego, fidatevi di Silvia e vedrete che aiuterà i nostri figli a crescere. Mi pare di capire che volete proseguire per la vostra strada. D'altronde i figli sono vostri, potete farci quello che volete. Grazie. Io mi fido. Anch'io, Vilma. Mi fido. Anche noi, mio marito e io, ci fidiamo. Diego? Diego, anche noi ci fidiamo. Beh, ci stiamo fidando tutti, quindi. Ci fidiamo tutti, allora. E che cosa dobbiamo fare? Iniziamo a lavorare insieme. E diamo un giusto peso alle cose. E soprattutto cerchiamo di sostenere i nostri ragazzi nella loro crescita personale. Iniziamo da voi. Vediamo se Alex è il vero leader del gruppo. Va bene. Come facciamo? Beh. Alex, tu hai l'agenzia che ti aspetta. Che dici, come sono andato, eh? Convincente, duro, abbastanza, ma... Sì, sì, un attore. Accetta la sfida? Accetta. Vilma, ma tu sei l'unica tra noi che può permettersi una generosità totale, perché sei una nonna. Salve. Perché Christian ha molta paura di deluderti e quindi non riesce a dirti che preferisce la musica al calcio, però noi dobbiamo aiutarlo ad aprirsi con te. E come? 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 Ecco il caffè. Lei sa di calcio? Signora, tutti i campionati, tutti i giocatori, presenze, reti, trofei vinti, mi metto alla prova. Ma il tocco c'è, anche il carattere, perché dire che non è rigore. Io voglio suonare, papà, perché mi fa felice. Finalmente te l'ha detto. Basta calcio. Che poi suona bene. Ma sta salendo, cosa devo fare? I soldi per la registrazione della canzone deve trovarli Davide, intesi? Avverti anche gli altri. Nessuno, dico nessuno, deve dare i soldi ai ragazzi. Ok, d'accordo. Tranquilla. Non c'è problema. Di quanti soldi hai bisogno? Non so se hai notato la finezza di esibire il carnet degli assegni. Sì, ma direttore, e se avesse accettato l'offerta? Mai. Mia figlia non accetterebbe mai la mia carità. Beh, era un concorso per formare dei gruppi e l'io dei ragazzi è diventato un noi. Perché per loro è importante, la vita è una cosa da costruire insieme. Vi ringrazio di avermi fatto partecipe delle vostre vite. Grazie a lei. Grazie. Ah no, un'ultima cosa. Lasciate che i ragazzi pensino a me come a quella preside cattiva che hanno avuto per un anno. I maestri cattivi sono quelli che si ricordano con più amore quando si diventa grandi. Mi avevi detto che uscivi alle 10. Saranno 10:15. Scusami, Filippo, ho fatto un pochino tardi. È un quarto d'ora. No, non posso accompagnarti adesso, devo andare via. Come non mi puoi accompagnare? No.
E io come faccio? Prendi un autobus. Ma come l'autobus? Ma perché con i figli degli altri è più semplice? How colors blend, some things you can't pretend. Heat happens with a friend, you complete each other. Like scribbles in the sand, the bruises always mend. The hand you take and lend, we help one another. Oh, one and one will make a pair. Three go pretty anywhere. Oh, but you gotta keep counting. So add to four and get to five. See the man. Try to guess, that's the way we spell success. It's F-O-R-E-V-E-R. Set yourself a higher bar. Just believe in who you are. We are one and we are friends. And true friendship never ends. Share the trouble, share the fun. We are five, but we are one. Think we're just a band. Well, you don't understand. Like fingers in a hand, we protect each other. Oh, two will always make a pair. Three will get you anywhere. Oh, but you better keep counting. So get to four and then to five. Let the magic come alive. Oh, we're F-R-I-E-N-D-S. If you ever try to guess, that's the way spell success. It's F-O-R-E-V-E-R. Set yourself a higher bar. Just believe in who you are. We are one and we are friends. And true friendship never ends. Share the trouble, share the fun. We are five, but we are one. Oh, one on one we'll make a pair. Three go pretty anywhere. Oh. So get to four and then to five. See the magic come alive. Oh. We're F-R-I-E-N-D-S. If you ever try to guess, that's the way we spell success. It's F-O-R-E-V-E-R. Set yourself a higher bar. Just believe in who you are. True friendship never ends. Share the trouble, share the fun. We are fun, but we are one. We are fun, but we are one. Share the trouble, share the fun. We are five, but we are one.